Allora, eccoci tornati in studio, cara Laura. Insomma, già due ospiti estremamente interessanti, Ma ma adesso ne arriva una è una terza, terza ancora meglio. ancora molto interessante. È sempre una signora, naturalmente, quindi attenzione, cautela. Lei è di Napoli, attrice, doppiatrice, dialoghista e naturalmente anche regista, cara Laura. Non si fa mancare Ha fatto nulla. Ha tutto. fatto tutto. Da ragazzina ha debuttato, pensa un po', nella compagnia di Edoardo De Filippo. Vabbè, di qua, chapeau. Ha frequentato anche lei l'Accademia Nazionale di Arte Drammatico Silvio D'Amico e dal 22 al 25 gennaio sarà al Teatro Tor Bella Monaca con Fermenti Lattici. Beh, insomma, hai problemi intestinali, te? No, però No, è però interessante, servono sempre i è sempre fermenti, meglio tenerli a sempre. portata di mano. Esatto. Che ha scritto insieme a Ester Palma e Giovanna Biraghi, lei anche la regista e interprete. E quindi io saluto con grande piacere Monica Variante. Buonasera, Monica. Buonasera, io saluto voi, questo titolo presta il fianco appunto al discorso intestinale che è terribile, ma va bene, sono felice di essere con voi. Grazie della tua cortesia, Monica. Ma ci mancherebbe, Allora, ci parliamo di questo sono. spettacolo che mette al centro gli atavici problemi all'interno della coppia, o mi sbaglio? Beh, diciamo che c'è anche una coppia, quella che è stata una coppia, diciamo che la variante è che sono una regista dichiaratamente omosessuale, un po' rompiballe, un po' di impegno, ma comunque molto onesta intellettualmente, questa star della TV, diciamo che si è prestata alla TV e si ritrovano nell'ambito di questo festival di prosa contemporanea dove si tenta un po' di riportare in auge un teatro, l'impegno, così, e in realtà poi ci sono interessi politici, robe varie, questa Certo. compagnia di donne che cerca di allestire questo dramma di un'autrice norvegese molto critico. Ho capito. Senti, io qui vicino a me ho una giovane collega bravissima che si chiama Laura Dotta Rosso che ti vuole fare qualche domanda. Sì, no, era Ma volentieri. interessante, cioè mi chiedevo come mai avevate scelto di mettere in scena questo testo e qual è stata la difficoltà, se ne avete avute, più grossa. Ma in realtà questo testo non esisteva, nel senso che abbiamo. Ah, tu dici perché abbiamo scritto per voi? Esatto, Sì, esatto, esatto. perché avete sentito la necessità di scrivere questo testo. Ok. Ma guarda, intanto ci piaceva, io, Ester Palma e Giovanna Biraghi scriviamo spesso insieme, ci diverte molto farlo. È una Avevamo squadra, insomma. una squadra, ci piaceva, poi scriviamo, cioè, con Ester sapete che è una giornalista del Corriere, quindi scriviamo quando non succede niente di grave, perché spesso di notte, aspetta, hanno ammazzato uno, aspetta, richiamami fra 5 minuti, orca miseria, e quindi è tutto un po' così. Ci piaceva parlare di donne, che è la nostra realtà, insomma, la tematica femminile, di temi un po' particolari che fossero anche, per esempio, il teatro. Voi mi sentite, vero? Sì, Perché io forte e intervengo chiaro, spesso. perfetto. Perfetto, perfetto. Ci piaceva parlare di teatro e anche di temi un po' particolari. Si parla della violenza di genere, degli attori, del mondo degli attori, per esempio, dell'accettazione di qualsiasi forma di diversità. In questo caso non ho queste parole, ma è tutto in maniera veramente comica, leggera, divertente. E poi io penso che l'ambiente del teatro sia veramente molto molto affascinante perché è pieno di vezzi, le robe, le cose, si prestava molto, prestava il fianco a parecchie cose, abbiamo potuto divertirci nello scriverlo, questo è quanto. Difficoltà, io penso che ce ne siano sempre quando fai teatro, mettere d'accordo tutte le tesi, mettere d'accordo tutti, cercare di stare nei budget. E noi questo spettacolo è prodotto da CAD, Compagnia Attori Doppiatori, dobbiamo ringraziare anche sempre Vicky Colombo, che è la mia aiuto regista, nonché presidente della società, che si butta in imprese deliranti, che alla fine si concludono quasi sempre con noi che paghiamo, però va bene lo stesso, È nel senso anche che. molto importante comunque trovare delle produzioni che vogliano investire il loro tempo, i loro soldi, comunque in progetti così importanti per veicolare, anche se con leggerezza, con spontaneità, però delle tematiche così importanti, perché se ne parla sempre troppo poco e a volte troppo male, no?
Quindi quando no, ci sono... Hai, hai assolutamente ragione, sono perfettamente d'accordo, questa è l'infa vitale per noi, perché altrimenti circuiterebbero sempre i soliti titoli, che per carità sono meravigliosi, però due dozzine di rose scarlatte abbiamo visto veramente 80 milioni di volte, ma anche no, ma, anche basta. Ma poi il teatro serve anche per parlare dei problemi della società attuale in maniera diversa, io credo che l'arte aiuti, no, le persone a capire prima i problemi. I problemi, se vengono fatti in maniera trasmessa in maniera emotiva, raggiungono prima le persone. Guarda, ti posso dire che questa è veramente, secondo me, la funzione del teatro. Esatto, che stai dicendo, esattamente. Nel senso che ormai è un po'... cioè, noi poi, io faccio doppiaggio, una società di doppiaggio ormai da tanti anni, e quindi, voglio dire, insomma, un lavoro ce l'ho. Certo, infatti fra po' arriva la domanda, fra po' arriva la domanda. Sì. Allora... No, ma adesso vai, vai. Non lo dicevo per carità, no, non no, 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 ma ci sarei arrivato, Monica. Il teatro lo devi fare per amore, lo devi fare per dire qualcosa, perché è veramente impegnativo, faticoso. Dietro a tutto quel casino che facciamo noi in questa sorta di backstage, perché è una sorta di meta teatro, cioè certo, si rompe la famosa parete, il pubblico si trova sbalzato dentro in qualche modo allo spettacolo e alle dinamiche interne dei personaggi. È normale che per fare tutto questo ci... sembra tutta una gran cavolata, ma in realtà dietro c'è un disordine organizzatissimo, non so se rendo l'idea, quindi è abbastanza impegnativo. Senti, allora Monica, visto che tu hai introdotto il tema del doppiaggio, questa signora, devi sapere che era Laura, che ha doppiato cose così, no? Di tutto, dire, fatto, della di serie, tutto. Facciamo dei nomi, Whoopi Goldberg, così Anna Scicula, e Isabella Rossellini. Ma guarda, io Whoopi Goldberg l'ho doppiata pochissime volte. Vabbè, però insomma, comunque... Sonia Scotti. Vabbè. Ecco, io... Però è sempre un'attacca, Monica, è sempre un'attacca, eh? Sì, ho doppiato diverse attrici. E ho fatto anche tanta direzione del doppiaggio, certo. Anche adesso lo sto facendo, sappiamo. Ma la domanda che sorge spontanea, cara Monica, cosa si prova a doppiare un videogioco? Sai, io ho doppiato, ma via la voce, nel senso che urli come un pazzo, poi ci sono dei miei colleghi che sono mille volte più bravi di me, e scopri che i ragazzi vanno pazzi per queste cose, conoscono intere frasi che noi non ricordiamo assolutamente. Certo. Divertente, uno degli aspetti, insomma. Poi è anche un modo per conoscere le nuove generazioni, no? Penso che comunque è per sentire meno distacco. Sì, sono d'accordo con te, sì. Senti, che ricordo hai di Flirt di Roberto Russo con la grande Monica Vitti? Voi siete praticamente il KGB, non so se sapete quando... vabbè, ma qua facciamo il nostro, cara Monica. Ammazza, fate il benissimo. Allora, Monica Vitti per me è stata un mito, è stata importante, è stata una grande maestra. Io voglio ricordare sempre anche Anna Miserocchi, che è stata un'altra grandissima maestra, vero, e grande doppiatrice. La Vitti è stata, era un personaggio meraviglioso, è stato bellissimo lavorare con lei. Qual era una immediata, è venuta in accademia, mi ha visto a me, a qualcun altro, ha chiappato, diceva vieni a fare un film. Tu eri giovanissima. Su un set così, che... E mi è stato bello, Roberto Russo era bravissimo. Tra l'altro con quella splendida canzone di De Gregori, no, cara Monica? Lo sai che lui l'ha scritta sul set? Io mi ricordo che De Gregori è venuto sul set e siccome noi cazzeggiavamo, ecco. Oddio, non so se si può dire. Sì, è sdoganato, tranquilla. Perfetto, allora si cazzeggiava la grande con Monica. Allora che è successo? Che la chiamavamo Donna Cannone, ma per scherzo, per un gioco tra di noi, c'era Giacomo Piperno, c'era Alessandro Abbe, c'erano vari attori. E allora lui si è intrippato con questa cosa della Donna Cannone e poi è nata questa canzone strepitosa. Un pezzo di storia. Un pezzo di storia della musica, eh? Sì, un pezzo di storia della musica, sì, effettivamente. Cioè, i brividi questa canzone. Sì, insomma. Ma ancora ce li fa venire, eh? Insomma, a distanza di quasi 40 anni, voglio dire. Allora, Monica... E noi ti ringraziamo di cuore, i tempi della radio purtroppo sono micidiali, dobbiamo correre. Dal 22 al 25 gennaio sarà in scena al Teatro Tor Bella Monaca con Fermenti Lattici, quindi andiamo tutti a vedere questo teatro sociale divertendoci in modo... E diciamo anche le altre interpreti. Noi vi aspettiamo, ci sono altre quattro attrici strepitose. Ecco, le stavamo citando infatti. Okay. Laura Magni, Stefania... Sì. Siamo delle macchine.
Laura Magni, Laura Magni, Marina Tovez, Stefania Colangelo e Maria Sofia Pagliari. E Monica Variante, anche Monica Variante. Te la suoni e te la canti, te la suoni e te la canti. Miseria, hai capito, ho fatto sta cavolata, ma la canto pure. Comunque, insomma, diciamo, è uno dei ruoli, sono tanti ruoli molto belli e sono bravissime le attrici, insomma. Allora, tutti a vedere Fermenti Lattici al Tor Bella Monaca dal 22 al 25 gennaio, grazie a questa donna schietta, sincera e simpaticissima che è Monica Variante. Un bacione! Un bacio a voi, ciao! Grazie Monica, ciao! Ciao!